Ciao amici di Sicurezza Shop, oggi vi mostro questa telecamera DOM con collegamento alla rete 4G e Wi-Fi, tecnologia PTZ, risoluzione 2 megapixel e zoom 20x. La possiamo alimentare, oltre che con il suo alimentatore in dotazione, anche come in questo caso tramite pannello solare che trovate come vendita sempre nel nostro sito. E proprio perché mi trovavo in un casolare di campagna e non avevo la possibilità di alimentarla all'esterno con corrente, ho optato per questo efficientissimo pannello che vi consiglio vivamente. Come collegamento alla rete invece abbiamo inserito all'interno della telecamera una SIM 4G perché non avevo nessuna connessione Wi-Fi. Ma vediamo le immagini direttamente dallo smartphone. E come vi dicevo precedentemente, la telecamera, avendo tecnologia PTZ con la rilevazione del movimento, quando rileva appunto un soggetto, lo segue ruotando orizzontalmente da 0 a 320 gradi e verticalmente da 0 a 110 gradi. E con la funzione attiva di allarme umanoide, quando vede un movimento, invia subito un alert con una notifica sullo smartphone. Andiamo a conoscere più da vicino la telecamera. Ecco la nostra telecamera, come vedete ve la giro, ha una scocca interamente in alluminio, tre antenne montate sul retro e pesa poco più di un chilo. Iniziamo subito a vedere come configurarla mettendola in rete e partiamo con la configurazione in 4G e come prima cosa andiamo a svitare l'apposito alloggio che si trova sul retro, dove all'interno, come vedete, ho inserito sotto la scheda SD di memoria e sopra la scheda SIM telefonica. Lo zoom ancora di più. Richiudiamo l'alloggio, sempre riavvitando. E adesso andiamo sul nostro smartphone a scaricare l'applicazione Kamai, disponibile per dispositivi Android e iOS. Apriamo quindi l'applicazione Kamai. Più aggiungi fotocamera, mi si aprono subito tre voci e clicchiamo sulla scritta scansiona codice ed andiamo ad associare quindi il nostro telefono alla telecamera scansionando il codice QR code situato sopra la staffa della telecamera, dare poi conferma sulla scritta fatto. Mi si apre anche un'altra finestra che mi richiede di associare il fuso orario della telecamera a quello del telefono e diciamo di sì. Clicchiamo sulla voce salva il fuso orario per dispositivo e infine cliccando sull'icona in alto a destra delle impostazioni e scorrendo fino alla voce impostazioni della scheda SD andiamo a formattare la scheda SD dando l'ok. Dopo qualche minuto la telecamera inizierà poi a registrare automaticamente. La telecamera quindi sarà online e cliccando sulla scritta in linea, come vedete lì nello schermo piccolino, si apre il video in diretta a tutto schermo. Passiamo adesso alla configurazione Wi-Fi velocemente ed andiamo a togliere nel retro, nell'apposito alloggio, la scheda SIM 4G perché non ci servirà più, svitando sempre le solite viti. Eccola qui, la togliamo, richiudiamo velocemente e vorrei fare nel frattempo una premessa specificando che la nostra telecamera, una volta accesa, emette una rete Wi-Fi dal suo hotspot. Quindi come prima cosa vado nel mio smartphone, nelle impostazioni del telefono e fra le reti Wi-Fi seleziono appunto quella della mia telecamera. Entro quindi nel mio telefono, vado nelle impostazioni, seleziono la rete Wi-Fi della telecamera che si chiama MIFI-E5 numeri, inserisco la password, un attimino. Accedo, aspetto che si colleghi, adesso si è associata,
Successivamente vado in un qualsiasi browser, io ho preferito Chrome, inserisco il seguente indirizzo: http://192.168.100.1/ e clicco invio. Un attimino che lo sto digitando. Ecco qua. Mi chiede subito una password che io vado a inserire. Poi si apre un'altra pagina delle impostazioni e seleziono la voce Wi-Fi setting. Successivamente seleziono Internet Wi-Fi. Metto la spunta su Enable. E per dare conferma clicco su Apply. Nella parte sotto invece clicco nella voce Wi-Fi Hotspot, vado su Add, clicco su Add, mi si apre una successiva finestra con tutte le reti disponibili e ovviamente seleziono la mia e nella casella Passphrase metto la mia password e do sempre conferma cliccando Apply. A questo punto, una volta che l'ho associata e do l'ok, la mia telecamera è collegata alla rete Wi-Fi e posso quindi entrare nella mia applicazione Kamai e ripetere le stesse procedure che ho fatto con l'associazione al 4G. Siamo giunti al termine del nostro video e vorrei fare alcune considerazioni sulla telecamera, partendo come prima cosa dalla facilità di connessione allo smartphone, sia in 4G che in Wi-Fi. Peraltro nella sua scatola troverete anche un manuale in italiano dove sono indicate passo per passo le due modalità di connessione. Ovviamente la velocità di connessione dipende molto anche dalla rete che avete in loco. Esteticamente è molto valida, avendo anche un case interamente in metallo come vi dicevo, e la consiglio vivamente. Abbinata per chi ha problemi di corrente al nostro pannello solare che trovate sempre nel nostro sito, che vi faccio appunto rivedere. Eccolo qua. Per il momento direi che è tutto, vi ringrazio per la visione, ci rivediamo sul nostro canale YouTube, seguiteci anche sulla nostra pagina Instagram Sicurezza Shop e visitate per tutte le informazioni e gli acquisti il nostro sito sicurezzashop.it.